Salve figli, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi ho fatto una meravigliosa scoperta. Già, perché man mano esco dal tunnel del buio della sofferenza, si aprono meravigliose verità. Ho scoperto, non a caso, perché il caso non esiste mai, che nella tiara dei vescovi, oppure papi, vescovi, sta raffigurato il meraviglioso, per così dire, il 36, quel numero che simboleggia Satana. Quando si dice che Dio è grande di così, più perfetto di così, non poteva essere che soltanto Dio. Come da sempre andiamo spiegando, Satana è nella Chiesa e nelle religioni. Guardate quel dipinto, quel drago con le sette teste. Avete visto? Sopra ogni testa c'è quel copricapo del Papa, la tiara. Già. Guardate come si scaglia contro quella donna che ha in grembo un bimbo, ovvero che partorisce la luce, così come cita capitolo 12 dell'Apocalisse, la donna vestita di sole. Vedete come le lingue di questo drago tentano di bruciarla, ma non ci riescono. Vorrei spiegare anche un'altra cosa. Quando voi sentite a tratti un linguaggio pesante, volgare, che è sì riportato dai nostri amati angeli, ma che è quella verità nuda e cruda di quell'individuo che in quel momento viene giudicato. È quella verità diretta, schietta, che non la si può infiocchettare, né tantomeno abbellire con il finto perbenismo, perché allora non sarebbe più la verità. Se anche mi fa soffrire, o mi fanno soffrire certe espressioni, ma per nulla al mondo le cambierei. Tutto ciò che viene da questo scritto che io ritengo sacrosanto, nulla verrà cambiato. Può piacere o no, ma neanche una parola verrà manomessa da me. Ora ascoltiamo insieme il messaggio. Sono o non sono Dio? Allora, sì che sono Dio. Vero figli? Avete visto cosa Nostra Signora ha trovato e ho scoperto? Ha scoperto dipinti che illustrano la verità. Sì, la verità. La verità sulla Chiesa e la sua fine. L'arte. L'arte e Dio sono un tutt'uno. Come da sempre andiamo dicendo, tutto sta scritto. Il versetto, e non passo del Vangelo, là dove cita la bestia con sette teste e sette occhi. Quella non è Nostra Signora. No. Lei è l'agnello sacrificale. Mentre invece la bestia con le sette teste, che ben vedete raffigurato, è la Chiesa e tutti coloro che la sostengono. Ebbene sì.
Questo noi lo diciamo con cognizione di causa. Ogni essere immondo sostiene lo stesso essere. Perché se così non fosse, non sareste d'accordo con ogni cosa che fa la Chiesa. Avete visto il dipinto riportato di Giusto Menabuoi, quando si dice che niente è lasciato al caso, vero figli? Le cose dovevano essere possibilmente nascoste fino all'ultimo giorno della pace, no, ma della sofferenza di Nostra Signora. Lei ha sofferto molto, molto, molto. Questo doloroso cammino le è costato la vita. Ebbene sì, la sua vita erano i suoi cari e quelli li ha dovuti lasciare per poter dire: guardatemi, sono più bella e forte che mai. E adesso a questi ladroni, chi glielo risparmia il giusto compenso? Loro, come bene si può vedere, sputano le loro lingue di fuoco su di lei, ma non la colpiscono. Vile, vigliacchi! Voi lo sapevate fin dall'inizio chi lei in realtà fosse, vero idioti? Loro sapevano che sì, lei era ed è la donna prescelta da Dio. Vi abbiamo suonato il flauto, ma voi non avete ballato. Voi non vi siete preoccupati di nulla. Perché? Perché eravate al sicuro, vero idioti? Una donna che nulla sa? Chi è questa scema? Sì. Si sapeva che fosse una donna, ma mica è lei, o no? Scemi di guerra. Sì, di guerra. Perché di guerre ve ne abbiamo mosse. Ma voi mica vi siete preoccupati, o no? Sarà anche Dio, ma una così? Con niente? La si può far fuori, o no? Già, questo pensavate. Questa donna così insignificante, questa donna altezzosa e superbia, che pensava di sconfiggere il clero, che seppur sclerava in ogni dove, ma le si doveva fare ciò che loro amavano di più, troneggiare. Questo è quello che loro amano fare di più, troneggiare in ogni dove. In ogni dove li si doveva accontentare. Perché? Perché ogni cretino veniva spaventato. Se non fai così, la Chiesa ti scomunica. Adesso è arrivato uno o una che scomunica la Chiesa. E adesso, come la mettiamo? Pulci rovinose, rovinosi tarli che avete sempre immesso nella povera gente, che avendo paura del diavolo, ogni cosa era disposta a fare. Vero Fio? Che bella scoperta hai fatto, Fio. Già, come hai detto, nella tiara dei papi vi è riportato questo mio meraviglioso ritratto che conduce al 666, che se rovesciato fa 999.
Che dire, figli? Se fate due conti, è questo passo dove dice mille e non più mille. Questo diceva. Essere rovesciati. Rovesciò i banchi. E quel tre volte sei indica la vicinanza del 2018. La Chiesa piangerà. Avrà finito le sue lodi e i suoi giorni. Ipocriti, fasulli, fasulli rappresentanti di Dio, fannulloni, fancazzisti, voi e tutti quelli che ancora vi sostengono e o credono in voi, froci del potere, che cambiano bandiera ogni qualvolta il vento tira a loro favore. Beh, ma d'altronde, questa è pura politica e niente altro. Loro, che con loro avevano così tanta, ma tanta, ma tanta dimestichezza, che a quel punto, datasi la loro ricchezza, chi mai li avrebbe spodestati? Una donna. Una donna, mica tanto bella e neanche colta. Ma cosa vuole questa scema? Hanno saputo ribaltare anche Facebook. Non volevano a tutti i costi che questa pagina esistesse. E se non ci sono riusciti, è grazie a Dio e non a loro. Che hanno tentato anche loro di assecondare la Chiesa, ma non ci sono riusciti. Si sono dati per vinti. Qui forse c'è proprio Dio. Altrimenti non si poteva spiegare perché non ci si riusciva a chiudere questa stupida pagina, che a loro aveva procurato non poco fastidio da parte di questi due o tre maledetti corvi mandati dal Vaticano. Bertone o Bertuccia, prendila nel culo, scemo, brutto scemo, scemo. Pensavi di avere in mano il mio e il tuo mondo? Scemo, scemo, scemo. Così come lo è Bergoglio, pardon, Bertoldo. Bergoglio, che rosica, rosica, rosica. E sapete voi perché? Sapete perché lui ha scelto di stare nel palazzo insieme ai cardinali? E non negli appartamenti pontefici? Non certo per la sua umiltà. A lui Ratzinger si era raccomandato. Stai attenti, una donna no, ma secondo me è proprio lei. Ti sconfiggerà. Cerca di non essere troppo in vista. Così che i fedeli ti ascoltano meglio, perché secondo me il clero stavolta vacilla proprio. Proprio. Proprio come vacillò lui. Lui, Ratzinger, non si è dimesso perché è stanco. Stanco di cosa? Di fare sesso anale o orale? Era stanco di questo? No, 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 lui si è spaventato. Ha riconosciuto una frase che Nostra Signora pronunciò in tedesco e lì fu fulminato.
Da lì in poi si pensò che era meglio che si ritirasse prima che lo eliminassero del suo tutto, tutto, tutto. Se non altro, ancora gli è assicurata una bella vita. E si nasconde dal tutto. Eh sì, figlioli, voi dovete sapere che Bertone Bertuccia voleva lui quella mia poltrona e stava per mettere in atto i suoi piani, quando invece arrivò la notizia del suo ritiro. Ecco che, prevenuto, sì, la poltrona è mia. Quando si ritirò Ratzinger, era quasi sicuro, quella poltrona sarà mia. Perché in tanti, ma tanti, gli avevano promesso che sì, il voto sarebbe stato suo. Diavoli, non a caso, il diavolo si nasconde nel Vaticano e non so. E così era comunque vada. Era assicurata, secondo lui, quella poltrona. Così non è stato. Però, il suo territorio non sarebbe andato perso. Eh sì, perché quando è arrivato Bergoglio, non si era reso di servirgli un buon caffè. Lo stesso che aveva servito a Papa Luciani. Già, diavolo di un uomo. Ecco chi è stato a uccidere Papa Luciani. E Bergoglio avrebbe fatto la stessa fine, perché comunque nei suoi pensieri, fin quando lui non fosse seduto su quella poltrona, avrebbe usato gli stessi trucchi. Già, lui ha assassinato Papa Luciani. È stato lui il malefico di corte. Assaggiava ogni passo per eliminare Bergoglio, che a suo dire era stato un traditore. Già, tra diavoli ci si cucina ogni cibo preferito. Perché anche lui gli aveva promesso il suo voto. Quando invece pensava tra sé e sé, col culo te lo do io il voto. Guardateli nel volto, questi due personaggi. Bertone incarna la morte e Bergoglio l'astuzia divina. Già, già. Come si dice da voi, vero? Com'è quel famoso detto? Il cassetto è santo e benedetto. Vero, corvi malefici? E in nome di quel cassetto ogni astuzia malefica vale. E loro ne sono dei veri esperti. Vero, corvi? Corvi malefici! Adesso Nostra Signora si è fortificata e seppure ancora ci invoca clemenza su certi termini, io lo so, tra non molte settimane ella vomiterà tutto, ma proprio tutto il vostro sterco. Maledetti ecumenici, ma non cattolici. Mormoni no, ma marmotte sì. Topi di fogne siete voi. Ogni giorno vi alzate e sparite per qualche ora a fare pompini a più non posso. Già, perché la droga che ingerite la sera è piuttosto mancante, no, ma di più. E allora,
quel famoso detto che ben si addice ai corvi malefici di ogni razza e provenienza. La sera leone, la mattina coglione. E allora, ogni coglione che si presta alle loro voglie deve spomparsi ad ogni effetto e ogni voglia. Sì, cara nostra signora, so quanto ti pesa il nostro linguaggio, ma esso è pura verità. E la verità non la si può mascherare con quel finto e falso buonismo con cui avete rovinato il mio e il vostro mondo. Tu, carissima Fiorella, ti devi abituare alla schiettezza più diretta e niente altro. Anche se so che questo mio linguaggio ferisce prima te e poi eventualmente loro. Ma che se tu sentissi come o cosa si dicono loro in privato, scommetto, Fiorellina cara, non ti vorresti mai confrontare con loro. Ma lo dovrai fare. Affronterai ipocriti chiesaioli, schietti no, ma falsi ipocriti, falsi come le monete che niente valgono. Dimmi, Fio, non sei contenta che Piero ha ceduto? Non lo so, dice lei. Ma è così. Stai a vedere, Fio. Stai a vedere, no? Perché so che è già arrivato il tipo. Non certo di persona. Ha di te una paura fottuta. Come tutti quelli che nel frattempo hanno incominciato a riconoscerti, no? Ma a conoscerti, sì. Sì e sì. Ecco figli, che dire, meravigliosa verità. Nonostante tutto, ritengo meraviglioso il disegno di Dio, la verità, lo splendore della verità e giustizia. Alla prossima, figli, e riflettete bene. Voi che in buona fede, e mi riferisco a voi che siete in buona fede, ancora credete in loro. Se veramente lo siete in buona fede, non potrete essere, o non poteste, non potrete essere d'accordo con esseri immondi quali loro sono. Alla prossima, figli. Buona riflessione.